Un saluto a tutti da Vincenzo Regis. Come ho più volte detto, per molti anni della mia vita ho fatto il DJ. Tra le cose che mi sono rimaste dentro di questo lavoro ci sono un lieve fischio perenne nelle orecchie e l'amore per le classifiche. No, no, tranquilli, non faremo la solita pallosa classifica dei tormentoni estivi. Quella lì è bella però, La classifica che ho in mente è molto più interessante, anche perché tanti spunti me li avete dati proprio voi su Facebook. E quindi vai con la classifica. Ma non spieghiamo che cos'è. Ah, ok. L'estate, si sa, è la stagione degli amori. Amori che nascono in spiaggia, in discoteca, complice il caldo, il senso di libertà. I ciupiti come se non ci fosse un domani. Ma per ogni nuovo amore che nasce, si sa, c'è un amore che finisce. E spesso finisce con una frase del cazzo. Quindi vai con la classifica delle frasi del cazzo con cui siete stati lasciati. Al quinto posto, la frase di quelli che, beccati con le mani nella marmellata... Non è come pensi tu, Posso spiegarti tutto? No, ma lo so che puoi spiegare tutto, Ma te lo dico io, ti è scivolato dentro. Al quarto posto, la mitica frase, non sei tu, sono io. No, ma non sei tu, sono io. Tu sei perfetto, meriti di meglio. Ah, ma tu cercavi un coglione, ma non potevi dirlo subito. Al terzo posto, la motivazione del troppo amore. Lo sto facendo per non farti del male, perché ti amo troppo. Che cazzo vuol dire? Al secondo posto un grande classico che non tramonta mai. Guarda, ho bisogno di stare da sola. Prendiamoci una pausa di riflessione. Ma certo! Aspetta, aspetta, lasciami indovinare, Oltre alla pausa ti sei già presa anche qualcos'altro, Ma al primo posto della classifica delle frasi del cazzo con cui siete stati lasciati, non poteva che esserci lei. La regina incontrastata. La frase col ma. Ti lascio ma restiamo amici. Restiamo amici? Cazzo, ma ti rendi conto che se ti incontra ti schiaccia con la macchina? Sì, risate a parte, chi non è incappato in una di queste frasi almeno una volta nella vita? E poi, a proposito di banalità, guarda che lasciare è più difficile che essere lasciato. No, aspetta. Allora, queste non sono in classifica, ma dovete sentirle. Simona, il suo ex, non posso lasciarti, per me non stiamo nemmeno insieme. Daniele, le scrive, le telefona, lei non risponde mai. Scusa, ero in doccia. 2 settimane di docce consecutive. No, questa qua è un genio del male.